Se ti sei perso il video precedente del Font Vendôme Horizon H100, adesso ti faccio vedere, ti propongo quello che invece è un van dall'aspetto molto più classico per quanto riguarda la disposizione degli arredamenti interni, ma qui siamo veramente in quello che io definisco il non plus ultra dell'eleganza e della bellezza. Non ci troviamo a bordo di un van, ma siamo veramente a bordo di qualcosa di davvero magico, spettacolare, davvero molto bello. Siamo all'interno di un Admiral K5.1 e adesso andiamo a vedere i dettagli di questo van e, come avevamo visto a Italia Vacanze 2023, quali sono i plus e le caratteristiche più importanti se volete venire a scoprire di persona questo mezzo. Ci troviamo all'interno quindi di questo van molto elegante, direi. Questo è fatto sicuramente per una coppia esigente che ama le cose belle, a partire proprio dai sedili anteriori. Sono sempre i sedili Captain Chair, rotabili per poter avere spazio qui nell'anteriore dove c'è la dinette, ma la finitura di questa ecopelle, di questo materiale, è decisamente sbalorditivo, così come è sbalorditivo la finitura dei pensili in questo legno lucido che mi ricorda qualcosa di marino, qualcosa di uno yacht, come se fosse veramente uno yacht. E dalla dinette, dalla zona, scusate, anteriore, ci giriamo verso la dinette dove troviamo un tavolo, il classico tavolo che può essere richiuso per poter avere molto più spazio qui sulla panchetta fronte marcia, dotata chiaramente delle cinture di sicurezza, quindi qui siamo perfettamente in regola per poter viaggiare. All'occorrenza lo apriamo, ma abbiamo a disposizione anche la prolunga girevole per aumentarne lo spazio. Dicevo, Mobilvetta è segno veramente di grandissima qualità, cioè qua mi fanno veramente impazzire i dettagli come questo, cioè questo incavo all'interno del tavolo con il portabottiglia, con degli spazi per poter appoggiare appunto bottiglie, valido sicuramente per quando i passeggeri sono seduti qua e si sta viaggiando. Proprio per chi viaggia o comunque in tutte le situazioni, abbiamo già a disposizione il set di prese, la 12 volt 10 ampere, la connessione dell'antenna satellitare, una presa 220 volt e qua sotto due prese USB 5 volt 1 ampere e 5 volt 2,1 ampere. Ma attenzione, perché qui veramente i dettagli si sprecano, se vogliamo, oltre a tutta l'illuminazione bellissima che c'è nella parte qua sotto che fa questo effetto diffusione. Guardate qui il rivestimento, la copertura davanti alla finestra, sempre in materiale in ecopelle, che non ha solo una funzione di rivestimento, una funzione, come dire, decorativa, ma questo fa anche da isolante, perché lo spessore è importante, al punto che chi è seduto qua sicuramente durante la marcia non soffrirà il freddo della lamiera o della plastica, ma aiuta chiaramente anche la coibentazione generale. Dettagli preziosi quali queste luci incassate qua dentro, che chiaramente rendono il tutto molto più bello. Uno skyroof incredibilmente ampio, chiaramente tutte le finestre e gli oblò, come in questo caso, sono dotati degli oscuranti notturni e anche della zanzariera qua su in cima da qualche parte, cioè assolutamente riuscire a tirarla fuori adesso è un po' scomodo, ma i dettagli non finiscono qui, perché ci sono queste file di LED che coprono tutta la parte del tetto e ovviamente che fanno da contorno al Midi Eki 5070, apribile anche lui. Blocco cucina che, vi dicevo, dall'aspetto molto elegante, i toni grigio richiamano quelli del resto dell'arredamento, ma qua la finitura è questa della pietra, o comunque finta pietra. Andiamo a sbloccare la cucina, perché iniziamo a vedere il primo elemento, è questo carrello estraibile immenso con un portabottiglia, un cestello nella parte mediana e tanto spazio sotto per lo stivaggio. Qui hanno assolutamente spostato quello che è il frigo in un van in queste dimensioni. Tendenzialmente il frigo si mette in testa al blocco cucina, qua non lo abbiamo perché abbiamo delle soluzioni diverse. Prima ho sbloccato
quel blocco lì, per aprire questo che è il ripiano, che diventa l'estensione del blocco cucina, laddove abbiamo questo ulteriore coperchio che possiamo mettere qua e usare come tagliere. Abbiamo il lavello, non è di grandissime dimensioni, ma attenzione, non è che ci dobbiamo lavare dentro 10 kg di pomodoro, quindi quello che è sufficiente per poter lavare un po' di frutta, un po' di verdura, e poi il blocco cucina. Bellissimo, molto spazio, qui c'è veramente tantissimo spazio, i due fuochi sono ben distinti, di misura differente, così ci facciamo il caffè di qua, la pasta di qua, il sugo di qua e quello che ci pare, insomma. Molto bene anche la posizione incassata dentro qui dei regolatori di fiamma con l'interruttore del piezoelettrico. E poi i dettagli chiaramente non finiscono qui perché sono veramente innumerevoli. Allora, questa fa veramente la differenza tra un van cheap e un van veramente figo, bello. Cosa si può dire figo su YouTube? Però è bello perché guardate qui ad esempio la mensola porta oggetti che, seppur di materiale plastico, ma ha una finitura veramente molto bella, con la luce sotto che illumina davvero tutto il piano cucina, e poi quest'altra paratia in plastica che evita chiaramente che degli schizzi di cibo o qualcosa possano andare a rovinare il rivestimento, la pannellatura. Andiamo a rimettere tutto a posto perché quando è arrivato il momento per andare a letto dopo una lunga ed estenuante giornata, possiamo andare a letto, ma in realtà prima di andare a letto facciamo un giro in bagno. Avevamo già visto come le finiture di questo legno, ragazzi, bisogna vederle con i controluci perché la lucentezza e la brillantezza di questo legno fanno veramente un sacco di invidia. Il rivestimento della maniglia con questa similpelle, o pelle comunque ecologica, non è pelle vera, non è pellame vero, e poi il bagno maestoso, veramente bello bello, con queste finiture a specchio qua in alto, la luce a LED, c'è comunque una finestra lì, e poi un lavello che richiama sempre nelle finiture, nelle tonalità, la cucina e la semidinetta, WC chimico Thetford ruotabile, piatto doccia e la classica tenda per rivestire, insomma, la parte della doccia. Spazio non ce n'è poco, perché considerato che se io entro qua dentro in doccia, io sono abbastanza cicciotto, riesco a stare bene comodo qua dentro, riesco anche a girarmi su me stesso, quindi riuscirò sicuramente a farmi la doccia, e considerate che siamo in un van di dimensioni compatte. Usciamo dal bagno perché finiamo di vedere poi quello che è il blocco cucina, con il frigorifero in posizione rialzata, che secondo me è la scelta veramente top. Se non si richiude è una scelta veramente top, compreso di celletta freeze, spazio in abbondanza quanto ne vogliamo, ed è di tipo a compressore. È un Thetford col suo pannellino qua sopra per controllarlo, gestire, fare quello che vogliamo. E poi lo spazio nella parte qua sotto, andiamo a dare anche un po' di luce così vediamo meglio l'armadio per i capi appesi. Allora, guardate un po' la differenza: in un van super top abbiamo anche il ripiano qua sotto che può essere estratto per accedere agli impianti tecnici, qua sotto c'è una bocca di areazione per cui sicuramente qui abbiamo dell'aria che passa, così come la pedana per accedere al letto, il gradino rialzato, perché il letto è sicuramente in una posizione piuttosto importante rispetto ad esempio a una seduta. E poi i cassetti, ne abbiamo a disposizione diversi, uno nella parte superiore molto alto, questa parte è fissa, porta posate, rientro soft close, uno nella parte mediana. La lunghezza credo che siamo intorno ai, saranno 40-45 cm, e una nella parte inferiore. Oh, qui
nessun dettaglio lasciato a caso, anche il pavimento non è il classico linoleum stampato, è una finitura, sembra parquet, è vero, molto molto bello. Un altro vano nella parte inferiore, qua sotto la panchetta, può essere un vano utile per piccoli oggetti, un vano tecnici, ma dicevo, gli spazi che non bastano mai in un van, guardate anche qua sotto, sotto il pavimento della dinette, dove troviamo un altro cassettino, quindi spazi e un altro pozzetto là sotto. Magnifico, veramente molto molto bello. Il van è un Mobilvetta Admiral K5.1 proposto da Camping Sport Magenta, su Fiat Ducato 140 cavalli. Allora, qui abbiamo interessante il trasporto e immatricolazione, qui sono compresi, quindi è già molto più facile farsi anche un'idea del costo. Pack Grand Tour con lo Skyroof, il cruscotto con gli anelli cromati, i comandi al volante, la retrocamera, gli oscuranti plissettati in cabina, la zanzariera, porta cellula, la colorazione esterna, l'Expedition Grey, che è davvero spettacolare, 75.415 euro. Questa colorazione è quella che avevamo già visto in giro già diverse volte, è meravigliosa. Guardate anche la barra LED che c'è sulla porta, questa è sicuramente di grandissimo aiuto, di grandissimo impatto. E poi tanti tanti ma tanti dettagli, come ad esempio questa barra è utilissima quando vogliamo mangiare fuori, o ad esempio abbiamo bisogno di un piano di lavoro esterno, possiamo prendere il nostro tavolo, lo sganciamo con la sua gamba, lo portiamo qua fuori e ce lo agganciamo qui. Ma vedete, di sotto c'è un'altra barra analoga a questa. Questo vuol dire che quel tavolo lì può essere abbassato, portato al livello del piano di seduta della panchetta fronte marcia, e estendere quindi il tavolo e la panchetta con un altro pezzetto che si aggiungerà qui davanti per fare un terzo posto letto. Ma a proposito di posto letto, andiamo a vedere nella parte posteriore quello che poi è la zona di riposo. Tanti tanti veramente dettagli, cioè, guardate, addirittura abbiamo la testiera del letto sempre in questa finitura simil pelle, con le lucine di lettura che integrano addirittura anche una presa USB. Nella parte posteriore abbiamo chiaramente il letto che poggia su delle reti ad oghe. Detto una gran cavolata, non sono reti ad oghe, ma è questo sistema fantastico, molto più performante delle reti ad oghe, che sicuramente regala un comfort molto 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 maggiore. Vanno delle bombole, sono le due classiche bombole da 11 kg e chiaramente qua si può andare a richiudere in questo modo. Abbiamo ancora la reazione qui del vano bombole, tantissimo spazio di carico qua sotto, perché veramente non so quanto sia lungo, ma penso che ci sono almeno 130-140 cm abbondanti per 80 di larghezza e sicuramente almeno una settantina. E per finire, ovviamente, qua una utilissima presa 2,20 che, ricordiamo, può funzionare unicamente con l'allaccio alla colonnina della 2,20 esterna, o addirittura con la possibilità di un inverter. E quindi concludiamo con la vista del letto, che rispetto a tanti altri van dove il letto è dritto, qui abbiamo la parte della testa che è un pochino più larga, la parte dei piedi è un pochino più stretta, ma si sta comunque comodi. Qui penso che siamo sempre nell'ordine dei 190, 192, 94, insomma, per 140 di larghezza. Finestra molto ampia qua nella parte dei piedi, che serve sicuramente per areazione e luminosità, e poi lo blocco classico 40x40 nella parte superiore. Parlavamo di oblò e di spazi di stivaggio. Spazi di stivaggio divisi su due ripiani, molto utili, sempre con una sorta di paratia per fermare l'eventuale caduta del carico, comunque per fermare quello che c'è dentro. Ma guardate, cioè, il dettaglio pazzesco, 1, 2, 3 cerniere più il pistoncino, cioè, qui non è che si lascia, si spreca niente qua, eh? Cioè, proprio
fantastico, veramente impressionante.